Il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ha scritto sulla sua pagina Facebook un messaggio di scuse in riferimento ai disservizi della raccolta differenziata. La consigliere comunale Nuccia Palermo ha ritenuto opportuno commentare tali dichiarazioni. Ieri vi sono state le scuse del primo cittadino, che è un fatto direi epocale, conoscendo le caratteristiche ormai famose del primo cittadino di Lo Firetto. Quindi un plauso va fatto, lo faccio in maniera sarcastica, all'assessore Amel, che più che l'opposizione è riuscito a mettere in ginocchio un primo cittadino austero. Diciamo che è un cittadino, un sindaco molto molto rigido come apparenza, molto freddo nei lineamenti, non solo nei colori. E devo essere sincera, chiedere, è un sindaco che come primo atto ha issato un muro con la città e queste ne sono le conseguenze. Quindi quando un sindaco con queste caratteristiche chiede scusa alla città, vuol dire che sta affermando e mettendo nero su bianco un fallimento amministrativo. Che a questo abbia contribuito un assessore, un assessorato inconcludente, è un qualcosa che va a contornare il tutto. Ma le scuse devono seguire i fatti, caro sindaco Firetto. E sono due le richieste. Una, un po' in maniera stanca, gliel'accenno, perché sicuramente il mio interlocutore non sarà più l'assessore Amel, che continua a rimanere inchiodato lì. Vanno tolti gli assessori che non producono e che mantengono situazioni politico-amministrative di questo genere, cioè un disastro palese. Ma soprattutto andare a sgravare da quelle bollette salatissime relativamente alla Tari il disservizio, un servizio non dato. So che sarà una richiesta che mette in difficoltà l'amministratore, prima ancora che l'uomo ovviamente, ma è una questione di giustizia. Non è possibile chiedere alla città, con uno scenario del genere, pagamento, il pagamento di una bollettazione così salata. Si vada ad imputare l'importo da sgravare a coloro che hanno causato questa situazione di disagio. E E, chi ed, è sono? bene, ed è bene E precisare, chi dottor sono? Ruoppolo, glielo dico, che il problema dei rifiuti non nasce dalla discarica chiusa, non nasce dall'operatore che va in sit-in, che va a manifestare, che è in assemblea sindacale, ma nasce da una cattiva gestione del servizio. Le voglio ricordare che l'ente comune ha ruolo di controllo. Noi abbiamo fatto un bando, abbiamo dato un servizio e il nostro ruolo non è entrare nel rapporto tra ditta e operatore, il nostro ruolo è andare a verificare se la ditta sta rispettando il bando di gara. È stato fatto? Ho sentito dire dall'assessore Amel che pochi giorni fa hanno iniziato a fare i controlli. Questo è grave, perché cosa abbiamo fatto prima di pochi giorni fa? Quindi lo sgravamento dalle bollette a chi lo si imputa? Questa è una scelta del primo cittadino, assessore. Dottor Ruoppolo, le ho dato già un incarico in più. Il punto è riuscire a capire che il cittadino non va messo in ginocchio.